take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Del servizio ADE. Cosa ne penso? Che è la cosa migliore che ci sia. Ci sono operatrici che danno l'anima ai bambini, danno l'anima ai genitori, perché comunque è un supporto sia per i ragazzi che per le mamme. È una cosa che, insomma, anche per altri ragazzi dovrebbe essere continuativa. Per me è una cosa bella che hanno fatto anche. Hanno insegnato tanto ai bambini, grandi, anche un po' alle mamme. Mia figlia ha imparato tanto e ci ha aiutato tanto, perché noi siamo stranieri, e questa cosa continui, perché è veramente una cosa che i bambini hanno bisogno. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il servizio ADE per il servizio che ci ha proposto. È stato un percorso bellissimo. E ho notato la differenza di mio figlio, prima era più maturo, adesso con questo percorso che ha fatto sia con le educatrici anche, molto più responsabile delle sue azioni e molto più maturo. Sono molto contenta e mi dispiace soltanto che è finito.
sarebbe molto piaciuto continuare questo percorso, perché è un percorso che dà molto, molto valore ai ragazzi, insegnando i valori della vita, di come realmente, diciamo, va vissuta. Grazie. Un'esperienza bellissima. Grazie a voi, anzi. L'Ade era un piccolo alberello, annaffiato dalla tempestosa pioggia, ma l'alberello non cresce in fretta. E il tempo è come una lumaca che passa lentamente. L'albero è cresciuto, resiste al caldo e splendente sole di mezzogiorno e all'aria fredda dell'inverno. Anche se l'Ade è al suo ultimo anno, l'alberello resta saldo nel terreno e a tutti visibile. Può essere il nido di tanti passerotti, può fiorire in primavera, può perdere le foglie, può produrre frutti, può perire nel gelo. Ma chiunque volesse recuperarlo, si sappia che le sue radici sono lì. Chissà se un domani qualcuno se ne vorrà prendere cura?